superare la gestione emergenziale dei rifugiati in Molise. Con questo scopo è tornato a riunirsi in prefettura a Campobasso il tavolo di coordinamento regionale sui profughi. L'assessore regionale alle politiche sociali Michele Petraroi ha espresso soddisfazione per la tempestività con cui è stato convocato il tavolo. Una riunione decisa infatti in seguito all'intesa Stato-Regioni siglata il 10 luglio scorso, in cui sono stati chiariti i ruoli delle amministrazioni statali, regionali e comunali. Allo Stato spetterà dunque la prima accoglienza, il soccorso in mare e la prima sistemazione degli immigrati, mentre le fasi successive spetteranno a regioni e comuni, ma pur sempre con fondi statali. Quel che ancora si attende in Molise è l'individuazione di un centro hub di prima accoglienza, dopo che il comune di San Giuliano di Puglia non ha dato la propria disponibilità a siglare la convenzione con il Ministero dell'Interno. Si è dato perciò mandato alle due prefetture di Campobasso e Isernia di individuare strutture idonee e alternative. Sono attualmente 460 i migranti in situazione di emergenza in regione, mentre 92 sono quelli che rientrano nello SPRAR, il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. La procura